Puntuale, come ogni anno intorno a Natale, assieme a Panettone e Pandoro, arriva un nuovo smartphone della famiglia Smart di Vodafone. In questo caso parliamo di Ultra 6, prodotto da ZTE. Scopritelo nella nostra recensione completa. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, benvenuti nella recensione di Vodafone Smart Ultra 6, dove il 6 non è per la diagonale del display, ma è piuttosto un punto in comune con lo smartphone su cui, o meno da cui è basato. Lo troviamo subito qui all'interno della confezione. Sempre dentro la confezione troviamo della manualistica e qui nel mezzo c'è anche il pin per rimuovere il carrellino della nano SIM e quello della micro SD. Sono due carrellini separati. Abbiamo poi un alimentatore da parete da 1,5 A, cavo USB, micro USB, e qua dentro un paio di cuffie stereo bianche classiche, quindi non in-ear, dalla qualità costruttiva nella media e anche la qualità, devo dire, nella media, però quantomeno ci sono delle cuffie. Non sempre, come sappiamo, troviamo poi le cuffie all'interno delle confezioni. Questo è il nostro Vodafone Smart Ultra 6, è uno smartphone costruito da ZTE, è scritto molto piccolo qua sotto, Made in China by ZTE, e questo smartphone ha secondo me molti punti in comune con il Blade S6 e soprattutto purtroppo la qualità costruttiva, che è abbastanza cheap, devo dire. Tra l'altro c'è questo gradino qui che ci fa pensare che la cover sia removibile, invece la cover non è removibile, è solo un gradino, quindi forse se ne poteva anche fare a meno. Fatto sta che la qualità della plastica con cui è costruita secondo me non è niente di eccezionale. Tra l'altro contrasta tutte queste forme tonde con questi tasti super geometrici sul lato, ma comunque, come poi scopriremo fra un po', lo smartphone è uno smartphone particolarmente economico e quindi su questo ci si può anche passare sopra. Abbiamo una fotocamera principale da 13 megapixel con un singolo LED flash e accanto il secondo microfono, lo speaker dove c'è appena accennata una micro gobba in plastica che però non è che serva moltissimo, tasto di accensione, bilanciere del volume, slot per la nano SIM, jack audio da 3,5, slot per la micro SD e sotto la porta micro USB e il primo microfono. Frontalmente abbiamo la fotocamera frontale da 5 megapixel, sensore di prossimità, di luminosità, capsula auricolare, qua sotto tre tasti touch, back, home e multitasking. Come vedete, il tasto home sta lampeggiando, questo vuol dire che c'è una notifica che ci attende. Il tasto home è in comune con il LED di notifica e devo dire che è un effetto abbastanza gradevole. Dimensioni 154x77, 8,4 mm, un peso di 159 grammi. Per quanto riguarda dimensione e peso è un prodotto abbastanza grande, ma comunque nella media per il tipo di prodotto. Andiamo a risvegliare il display, che tra l'altro si può risvegliare anche con un doppio tocco. Ok, questa era la notifica che abbiamo appena rimosso e risvegliamo questo display 5 pollici e mezzo, risoluzione 1920x1080 pixel. Devo dire che è un bel display. Intanto guardate che colori molto vivaci, molto vividi ci sono su questo display. È molto oleofobico, quindi non trattiene le impronte. L'unica cosa è la luminosità, che fa un po' quello che gli pare. In questo caso è automatica e guardate la differenza di luminosità fra così, che è al massimo, effettivamente è abbastanza alta, e al minimo, no, vi posso garantire che non è automatica perché se no non funzionerebbe in questo modo. Invece sì, quindi è impazzita, mi sta palesemente trollando. Vi posso garantire che non variava così tanto. Probabilmente è l'ambiente in cui sono ora, con la luce molto sparata dei fari che puntano, e allora sta funzionando, quindi mi sta palesemente trollando, come si dice in gergo. Fatto sta, quello che volevo dire è che nelle condizioni di luminosità classiche il sensore di luminosità assolutamente non fa il suo dovere, la luminosità rimane sempre molto alta. Meglio disabilitarla e tenerla in modalità manuale. A quanto pare non ve lo posso mostrare perché in questo caso il telefono si sta prendendo gioco di me. La versione Android è la 5.0.2 Lollipop, il processore è uno Snapdragon 615 Octa-Core con 4 core da 1,5 GB e 4 core da 1 GHz, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, espandibili tramite una micro SD. Se andiamo nella memoria vediamo che da quassù è possibile fare lo switch e impostare la micro SD come memoria predefinita. Quindi se ne compriamo una da 32, per esempio, possiamo espandere la memoria dello smartphone. La connettività è LTE fino a 150 Mbps, nessun problema di ricezione né in 3G né in 4G e neanche con la Wi-Fi. Wi-Fi purtroppo BGM, non c'è la banda a 5 GHz, questo è un po' un peccato.
radio FM, Bluetooth 4.0 e c'è anche l'NFC. Il risparmio energetico sì c'è, ma è quello di Android stock, contatto non esistente, non ho idea di cosa io abbia mai pigiato o premuto, pigiato è molto fiorentino anche. Questo è quindi risparmio batteria di Lollipop standard, che come sappiamo non è che faccia assolutamente miracoli. Per quanto riguarda il resto, Android è esattamente un Android stock, è uno degli smartphone più stock che io abbia mai visto. Guardate, anche se apro il multitasking non c'è un tasto per chiudere tutto, che di solito è la prima personalizzazione che troviamo. L'unica vera personalizzazione che troviamo in questo smartphone è che scorrendo verso sinistra, quindi insomma trascinando verso destra, apriamo un'applicazione preferita. Di default c'è Flipboard, proprio Flipboard standard, ma dalle impostazioni possiamo intanto disabilitarla se vogliamo, oppure scegliere l'applicazione che vogliamo e quindi, per esempio, anche se non vi consiglio la fotocamera perché si potrebbe anche attivare per errore, attivare praticamente con una gesture l'applicazione che volete, quindi WhatsApp, Hangout, la fotocamera, il Play Store, tutto quello che volete. E devo dire che è una soluzione abbastanza interessante e sostanzialmente non ci sono altre implementazioni all'interno di questo smartphone, che per il resto è, oltre al doppio tocco di cui vi dicevo prima, è stock in tutto e per tutto. Il sistema è abbastanza fluido, non scalda particolarmente, questo è sicuramente un pregio. Il browser qui è Chrome, insomma praticamente state comprando un Nexus a brand Vodafone. Ci sono, avete visto, varie applicazioni Vodafone preinstallate, molti di voi potrebbero storcere il naso, in questo caso c'è una SIM Vodafone ma non fa differenza, anche se mettete la SIM di un altro operatore le applicazioni ci sono lo stesso, si possono comunque disinstallare, quindi tranquilli che non sono applicazioni che vi tormenteranno per l'eternità. Aspettiamo che finisca di caricare la home page, eccoci qua. Le prestazioni non aveva finito di caricare, ma comunque posso garantire che sono buone sul mobile, ma un po' meno buone quando andiamo a scorrere le nostre pagine. Notizie molto importanti, Irene Blasi annuncia che lascia la Iene Show, direi che è proprio una notizia che, di cui non potevamo assolutamente fare a meno. Ovviamente si scherza, ogni tanto anche noi pubblichiamo qualche notizia un pochino più leggera. Vi dicevo, le applicazioni si possono rimuovere. Una cosa abbastanza strana è che se io vado in Play Musica, vediamo se mi sbugiarda anche su questo, no, per fortuna non ha niente da mostrarmi nonostante la musica sull'SD ci sia. Qui c'è un brano in ascolto, ma questo veniva da Play Music, quindi tra virgolette non vale. Sono dovuto andare qua e tra l'altro supporta l'USB OTG e come vedete la musica c'è, ma per qualche strano motivo non è stata riconosciuta e quindi l'unica cosa che posso fare è premere qua. Il volume è alto, la qualità invece non è niente di eccezionale, purtroppo vista la posizione è facile attenuare il suono, soprattutto se lo mettiamo magari su un divano o qualcosa del genere. La GPU è un Adreno 406, andiamo ad aprire il nostro Modern Combat 5 e vi posso dire che ogni tanto c'è qualche calo di framerate che onestamente non mi aspettavo, e su altri 615 onestamente non avevo trovato. È un po' un peccato, ma mi sembrava giusto farvelo notare. Aspettiamo il dovuto tempo di caricamento. Intanto vi parlo di autonomia, 3000 mAh di batteria non removibile, e devo dire che ha fatto bene il suo dovere, nel senso che lo smartphone è arrivato al fine della sua giornata anche utilizzandolo in modo abbastanza intenso. Quindi sono 3000 mAh, che comunque sono tanti, ma sono anche diciamo dei veri 3000 mAh, che assieme a un buon risparmio energetico dal punto di vista del processore, che tra l'altro il 615 della famiglia Snapdragon non è che sempre sia il più contenuto nei consumi energetici, qui invece ci si è comportato abbastanza bene. Conclusione, si riesce ad arrivare a fine giornata anche utilizzandolo abbastanza. Guardate cosa succede quando inizia a sparare, vedete? Dopodiché, quando loro sono morti, io posso tranquillamente sparare in giro senza lag, ma nello sparare a loro l'animazione era tutt'altro che fluida, c'erano discreti lag. Possiamo anche andare avanti, la situazione vedete, si ripete anche dopo, quindi purtroppo non è uno smartphone per giocare ai giochi 3D più pesanti. Avete visto, anche ricaricato la home, insomma
non è uno smartphone per giocare, purtroppo. L'interfaccia di scatto è personalizzata alla ZTE, dove abbiamo, scorrendo verso l'alto, varie modalità di scatto, queste 6, scorrendo verso il basso invece abbiamo le impostazioni manuali. Devo dire che c'è anche un sufficiente numero di impostazioni manuali. Adesso non so perché non me le facesse scegliere, giro ruotato in quell'altro modo, ma qui ci sono tutte. Dalle impostazioni possiamo cambiare le dimensioni delle foto in modalità manuale e quindi arrivare al massimo, mentre invece in modalità automatica dobbiamo prendere quello che c'è. Possiamo cambiare solo la risoluzione dei video fino a 1080p. Porto fuori lo smartphone per fare la telefonata di piovra, ma piovra è diventata una telefonata di piovra, ma vi posso dire che, come anzi ve l'avevo già anticipato, non ci sono problemi di sorta. Benvenuto nel servizio clienti Vodafone privati. Stai chiamando da un numero azienda. Abbastanza buono il volume del viva voce, appunto vi parlavo di un buon volume, magari non perfetta la qualità della voce. È buono il volume, ma comunque non abbastanza, per esempio, per utilizzarlo quando siamo in autostrada, in auto. Non è così alto da darci il volume appunto che ci aspettavamo. Quanto costa questo Vodafone Smart Ultra 6? Costa 249 euro e devo dire che per 249 euro fa assolutamente molto bene il suo dovere, ha tutto l'hardware che dovrebbe avere al punto giusto. Forse un po' cheap la qualità costruttiva, ma appunto per il prezzo possiamo anche dire un bel chi se ne frega. Qualche problema al sensore automatico della luminosità, che però in questa recensione ha funzionato bene e quindi non vi ho potuto mostrare di quale problematica vi parlo, ma diciamo che ve l'ho spiegato a voce e dovreste aver compreso se mi sono spiegato bene. Per questa recensione di Vodafone Smart Ultra 6 è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.